Allora, sì, scusate intanto il fetido, il gioco di parole, vorrei concentrarmi invece sul sottotitolo che è un pochino già uno spoiler. Parliamo quindi di SEO, poi non voglio spoilerare lo spoiler, quindi vedremo poi dopo che cosa intendo. Allora, questo è un piccolo esperimento sulla base di qualcosa che mi ha suggerito il mio collega Andrea Fercia, che molti conoscono, colonna della community italiana. Se volete vedere subito, avete bisogno per esempio di una tecnologia assistiva sui vostri telefoni, sui vostri dispositivi, qui trovate il PDF, spero accessibile, qui invece trovate le slide di Google Slide, quindi lopo.it/vcvrn.pdf oppure lopo.it/vcvrn. Vi ringrazio in anticipo se avete feedback in merito. Comunque c'è tutto quello che vedrete nelle slide successive, però se avete bisogno, per esempio, di una lettura a schermo, eccetera, ci proviamo e vediamo un pochino come funziona e se possiamo adottarlo, insomma, in futuro. Presentazioni. Salve a tutti. Come diceva Mario, mi chiamo Enrico Battocchi, lavoro a Yoast da 3 anni, sono a capo del team di sviluppo plugin e mi occupo insieme ad altre persone della pianificazione delle nostre release. Mi trovate su wordpress.org come Lopo, il sito è lopo.it, da qui poi trovate altri riferimenti se volete restare in contatto. Allora, un anno fa esce fuori ChatGPT, diciamo, a accesso libero, e scene di dramma e tragedia e panico, eccetera. E, le intelligenze artificiali sono un pericolo? Sono qualcosa che rischia di cambiare tutto e di fare anche qualche vittima nel processo? Sì, cioè, no, non voglio fare non voglio alimentare il panico, ma secondo me è una considerazione in qualche maniera di realismo. Vale a dire, pensate, ponetevi per chi c'era, insomma, o per chi era, diciamo, nell'età della ragione, nei cari vecchi anni 00, cioè negli anni 2000, prima dei social network. La SEO era decisamente diversa, non del tutto diversa, qualcosa è rimasto, molto è cambiato. Chi si è saputo adattare al mondo ai tempi del social network ha prosperato, altri invece hanno avuto problemi e magari sono periti, diciamo, nella strada. Quindi, inutile dire che non sarà, no? Resterà tutto uguale, eccetera. Qualcosa cambierà. No, non sono qui per fare ovviamente l'indovino, penso che sia una considerazione assolutamente di buon senso. Però c'è un piccolo ma, molto assistivo, cioè quasi illeggibile anche su una cosa, scusate, ci ripenseremo da questo punto di vista. Analizziamo la situazione da un punto di vista un pochino più, come dire, razionale, insomma. Appunto, prima di darci al panico, cerchiamo un pochino di capire di cosa si parla. Ovviamente io parlo di SEO, ovvero avete dei contenuti, li volete posizionare e volete capire cosa fare, insomma, in qualche maniera, come potrebbe cambiare lo scenario al momento attuale, poi tra 5 anni, 10 anni, chissà, per ottimizzare i vostri contenuti per i motori di ricerca. Allora, prima cosa fondamentale, cerchiamo di capire di che intelligenze artificiali parliamo, perché parliamo dei Large Language Model. Appunto, GPT è quella più famosa, ce ne sono molte altre. Quindi escludiamo per il momento Dall-E, Midjourney, belle figurine, eccetera. Funzionano benissimo, ma non ci riguardano, almeno in un primo momento. E sono sostanzialmente. Scusate se magari lo sapete già, insomma, in un anno vi siete probabilmente avete studiato e capito molto di più, però insomma, cerchiamo di capire quali sono le cose che ci interessano in particolare. Sono i modelli predittivi, vale a dire che cercano di predire, indovinare, inventare, decidete quello che volete, la parola, il sintagma, il paragrafo, il contenuto successivo in una sequenza, diciamo, di testo. E lo fanno sulla base di un fantastiliardo, come dicevano su Topolino, di testi, contenuti, eccetera, ottenuti a
anche insomma magari con qualche problema dal punto di vista del copyright, inutile nasconderlo, prodotti insomma passati in input e quindi utilizzati in qualche maniera come modello, sono stati allenati su questi, si chiama training, allenati su questi testi, e il loro scopo è quello di produrre di nuovi, e sono stati programmati, insomma, in qualche maniera sono stati addestrati per migliorare sempre di più e produrre dei testi che si avvicinano sempre di più a quelli che sono i testi che sono stati ricevuti in input. A me piace dire che quindi producono qualcosa che è verosimile più che vero. Cioè, quello che è rilevante in questo caso non è tanto il fatto che il valore di verità, diciamo, delle cose che vengono fuori da ChatGPT. Parliamo ovviamente di ChatGPT nella modalità quella base, cioè 3, 3.5, scollegata dal resto del mondo, quella che vi diceva, scusate, io so tutto fino al 2021, poi dopo non lo so perché non c'ero, se c'ero dormivo. La cosa rilevante è che produce dei testi che sembrano plausibili. Forse avete provato tutti a chiedere una bibliografia su un argomento che conoscete, vi produce una bibliografia bellissima con dei titoli fantastici che non esistono, utilizzando dei nomi di esperti effettivi del settore, persone riconosciute nel campo, pensate a SEO, accessibilità, provate con quello che vi pare, biologia, vi citerà, non lo so, veramente paleontologi, eccetera, famosissimi, però vi descriverà dei titoli che se andate a chiedere in biblioteca vi guarderanno con due occhi pallati così. Sono le cosiddette allucinazioni e sono una cosa che ovviamente è molto rilevante, diciamo, fin tanto che ci dobbiamo affidare soltanto al quello che viene prodotto dal modello in sé, diciamo dal livello base, ma ora vedremo poi come questo si integra in una in un discorso più ampio. Cosa rilevante? Non sappiamo come sono fatti dentro, diciamo, o meglio, ora al di là del fatto open source, closed source, eccetera, non è tanto quello il discorso, è che essendo sono fondamentalmente delle reti neurali, non entriamo ora troppo nel dettaglio, ma questo allenamento di cui parlavo, cioè il puntatore laser, scusate, sfruttiamolo, questo allenamento di cui parlavo a questo punto ha prodotto una sorta di processo evolutivo, in qualche maniera, che ha aggiustato dei parametri interni, sono miliardi di parametri, eccetera, però noi non sappiamo, non abbiamo un codice che possiamo guardare deterministico in qualche maniera che ci dice, ah ok, da questo input noi riceviamo questo output. Possiamo provare a scoperchiare, ma sono talmente cose, esattamente come da un certo punto di vista, se guardiamo, apriamo un cervello, scusate l'immagine un po' gore, guardiamo la struttura neurale, non riusciamo effettivamente a capire come funziona. Tant'è vero che insomma non è che abbiamo risolto la mente umana a furia di dissezioni e tomografie assiali computerizzate. Quindi sono in qualche maniera delle scatole nere. E questa cosa qui, un pochino, quando facevo un po' di ricerca, diciamo, per questo talk, mi ha fatto un pochino drizzare le antennine, diciamo, mi ha ricordato qualcosa. Che cosa vi viene in mente se, parlando di algoritmi, pensate a un algoritmo che ha ricevuto in input un visibilio, come si dice a Livorno in particolare, di testi e contenuti, e all'interno non sappiamo bene come sia fatto e possiamo cercare soltanto di fare reverse engineering? A me viene in mente il caro amico Google, vero? Quindi non me lo sono tirato fuori, insomma, da chissà dove, è proprio una cosa che viene in mente anche a voi. Ora, siamo precisi, non si tratta, cioè non è una somiglianza costitutiva che ha effetti rilevanti, come dire, non voglio dire appunto che siano la stessa cosa o ok, vabbè, non abbiamo inventato nulla, insomma, eccetera. È che ci interessano di più i fatti, gli aspetti in comune, diciamo, per quanto riguarda ovviamente la SEO, sempre, insomma, è chiaro che l'argomento è talmente vasto che la mente poi parte per lidi, insomma, inesplorati, eccetera, e vengono in mente delle possibilità varie. Però io mi concentro sempre su quell'aspetto lì, mi preme sottolinearlo.
Sostanzialmente, quali sono i limiti che hanno i motori di ricerca, così come le intelligenze artificiali generative di cui parliamo? Grossi problemi di contesto, diciamo, di riuscire a colmare quei gap, quei vuoti che la mente umana, diciamo, in qualche maniera riempie, possiamo dire anche naturalmente, oppure che ha diciamo di base, una sorta di background, di rumore di fondo, in cui gioco forza i concetti, i contenuti, eccetera, si innestano. Mentre invece spesso manca appunto un po' questo aspetto, sia per i motori di ricerca, sia per le intelligenze artificiali, perché c'è ancora qualche limite, diciamo, da questo punto di vista. Quindi la cosa chiave per noi, quello che deve essere il nostro faro, insomma, il nostro intento finale, è sempre quello di fornire dei contenuti che spiegano in modo completo alle macchine, che siano motori di ricerca, che siano intelligenze artificiali, eccetera, cosa sono, di cosa parlano, in che relazioni si trovano tra di loro, in modo da non giocare tanto sui sottintesi che capisce soltanto l'essere umano, diciamo, ma dando modo a appunto tali algoritmi di capire meglio, processare meglio, inquadrare meglio appunto il nostro contenuto che mettiamo in circolazione. Questo è una cosa molto importante, ovvero Bing è il caso, tanto per anche uscire dal solito Google, che si prende sempre, insomma, la fetta più di interesse più maggiore. È il caso, diciamo, al momento, non so se ci avete già giocato, ma direi che è il caso che è più orientato al momento a fornire un'interfaccia alternativa, conversazionale, come si dice, al motore di ricerca, al loro motore di ricerca. Ci sono altri esperimenti, ChatGPT-4, se riuscite ora a fare, perché hanno chiuso i rubinetti e quindi non vi potete iscrivere fino al nuovo ordine, tra l'altro, notizia di poco, lo fa, cioè Bard, probabilmente avete giocato anche con quello, però dovete proprio andarli un po' a cercare, dovete pagare qualcosa, eccetera, Bing proprio ve lo fa, anche se si mettete l'app sul telefono. E questo è un grafico che trovate a questo indirizzo, proprio del blog degli sviluppatori di Bing, che in qualche maniera riassumono come funziona all'interno. Ovvero abbiamo una situazione in cui si prende la user query e il conversation context, quindi la ricerca dell'utente all'interno di un contesto della conversazione, che viene passata a quello che loro chiamano il Bing Orchestrator, bellino tra l'altro come nome. Fantasioso, che deve produrre una risposta per la chat. Cosa fa il Bing Orchestrator? Gioca, palleggia, si potrebbe dire, con questi due elementi, ovvero da una parte una GPT di nuova generazione, quindi sostanzialmente si appoggiano allo stesso prodotto di OpenAI con cui possiamo giocare anche noi, il quale genera, sulla base di quello che arriva, diciamo, dall'utente, delle query interne. Queste query interne vengono passate a chi? Ta-da! Sapete quando, cioè, tipo, sono Lillo, una cosa... nient'altro che il nostro indice di Bing, col suo ranking, le sue risposte, eccetera. Cioè, non è niente di ignoto o di assolutamente, se no anche il meme è quello di Scooby-Doo, lo ricordate, che quello che toglie, insomma, la maschera e si scopre che è la stessa cosa, il quale passa i risultati di nuovo, cioè non ce li spara direttamente come una lista di link, ma li passa di nuovo a GPT, che fa una selezione e argomenta, insomma, in qualche maniera ci costruisce qualcosa che serve poi per la risposta in forma di chat. Quindi, alla luce di tutta questa faccenda qui, se vogliamo andare a vedere le buone pratiche che dobbiamo seguire in questo mondo, qui possiamo spoilerare, infine, non è qualcosa che al momento è poi troppo diverso, perché non possiamo utilizzare le intelligenze artificiali di per sé come motori di ricerca. Hanno sempre bisogno di, anche perché
c'è anche tutto un discorso ovviamente di tempi di allenamento eccetera, mentre invece i motori di ricerca sono progettati per essere aggiornati costantemente, continuamente eccetera. Quindi in realtà se andiamo a vedere e facciamo una carrellata molto veloce di queste buone pratiche, meta tag, titolo, descrizione, autore, robot, ovviamente poi ci sono altri aspetti, cioè il canonical URL, prossimo e precedente in una sequenza di contenuti, i tag relativi ai social network. E cosa sono? Sono la carta d'identità, quello che poi alla fin fine viene utilizzato da Bing, in questo caso, per presentare alla intelligenza artificiale il contenuto. Questo è un piccolo esempio, ma probabilmente lo conoscete, altrimenti non è un corso accelerato in una slide di meta tag, ovviamente. È giusto per dire, ok, se non sapete di cosa si tratta, è caro vecchio HTML, quindi qualcosa che abbiamo visto negli ultimi 35 anni sostanzialmente, dove abbiamo il titolo, dove abbiamo la descrizione, informazioni sull'autore, in questo caso autrice, questo è un articolo della CNN, delle informazioni sui da passare ai robot su come trattare il nostro contenuto anche a livello di presentazione, per esempio per le immagini, eccetera. Qui anche le informazioni su qual è il link canonico, perché possono esserci vari punti di accesso. E, è la stessa cosa che poi utilizzerà la loro l'intelligenza artificiale di Bing per dire, ah ok, questo risultato, se Laura stava cercando delle informazioni sui buchi neri a grandissima distanza con i nuovi telescopi della NASA, questo sarà un risultato probabilmente rilevante, ma lo dovete spiegare voi, perché Bing, il chatbot di Bing non è che avrà accesso a tutti quei risultati, a maggior ragione non avrà accesso a questo risultato che è del 7 di novembre. E questo vi fa capire anche quanto tardi ho fatto le slide, tra l'altro. Cioè, insomma, qui mi metto un po' a nudo, diciamo. Poi, livello pro, come si dice, schema.org, che cos'è? È un modo per annotare ancora di più i vostri contenuti. Vale a dire, andiamo un pochino nell'ambito del semantic web, per chi che era una buzzword di qualche tempo fa, ora se ne parla forse un pochino meno, era il prossimo insomma orizzonte eccetera. Ora è un po' meno buzzword, ma schema c'è, è fondamentale, è importantissimo, lo vedete già in azione sempre, anche se non sapete assolutamente di cosa sto parlando, ora vedremo, quando per esempio ricevete dei cosiddetti rich snippet o il knowledge graph di Google, per esempio. Cercate una ricetta e vi trovate direttamente la lista degli ingredienti o dei passi. Chiedete che cosa fare, come si fa un uovo al tegamino e avete già la sequenza. Cercate delle informazioni su un prodotto e vedete già invece le informazioni sul costo e sulla disponibilità. Questa è soltanto una prima applicazione che vedete tutti, ma è un campo in enorme espansione. Ve lo faccio vedere malissimo, perfetto, grande idea, complimenti al mio me stesso di 3 settimane fa. In pratica è del codice, ve lo descrivo io, è del codice JSON, sostanzialmente, in cui vengono descritte le entità, si tratta di ontologie sostanzialmente, le entità all'interno di una pagina, ovvero abbiamo una pagina su cui si possono fare determinate azioni, che fa parte di un sito, che è pubblicato da un'organizzazione, eccetera. La cosa rilevante è che poi, analizzando tutto questo, ci sono degli strumenti per visualizzarli, ma è qualcosa che concettualmente effettivamente già esiste dalla rete delle relazioni che descrive questo codice, possiamo avere un grafo di questo tipo che ci fa vedere, questo è un articolo delle Techerai, che ci fa vedere che l'articolo sulla seconda stagione di, non mi ricordo che cosa, di Spazio 1999, per chi è fan, fa parte di una pagina che è pubblicata sul sito delle Techerai, che è pubblicato dall'organizzazione delle Teche,
ci sono delle azioni, ci sono dei riferimenti, delle relazioni ad altri articoli tramite i breadcrumbs, eccetera. Tutto questo aiuta, è disegnato, è progettato, perché le macchine possano, le macchine sembra proprio, sì, tipo Terminator, eccetera, però che le macchine possano processarle e utilizzarle per figurarsi meglio qual è la rete di relazioni. Noi lo capiremmo, vabbè, si parla di RAI Tech, eccetera, la RAI, che cos'è la RAI? No, bisogna descrivere che cos'è l'organizzazione che ci sta dietro, qual è la relazione con altri contenuti, eccetera. Rimando a un talk che il mio collega Paolo Scala ha fatto l'anno scorso al WordCamp Italia a Milano, lo trovate su WordPress TV, schema.org, perché ne parla in maniera più dettagliata. Velocissimo, crawlers, WordPress vi crea una marea di roba, soprattutto i feed, per tutto, commenti, post, degli archivi, gli autori, tassonomie, date, eccetera, che aumentano la superficie, diciamo, di accesso del vostro sito. E diventa per noi molto più difficile controllare se tutti questi contenuti sono validi, aumentano anche la quantità di tempo che i bot passano per visitare il vostro sito. Meglio qui disattivarli, si può fare da WordPress 6.2 tramite dei filtri, ci sono dei siti, plugin anche che lo fanno, hanno dei toggle, eccetera. Di nuovo, mio collega Paolo Scala ne ha parlato a Torino, al WordCamp Torino lo scorso aprile, e quindi vi rimando a quel contenuto per qualcosa di più dettagliato. Pensate poi anche agli archivi, riducete insomma lo spazio, la superficie di attacco, diciamo, in modo da avere solo quello che vi serve, ma ottimizzato nel modo migliore. Contenuto è ovviamente una cosa fondamentale, ne parliamo molto rapidamente perché insomma il tempo è quello che è. Resta fondamentale la qualità del contenuto. Questo è quello che Google va sbattezzandosi a ripetere negli ultimi anni, di puntare su experience, expertise, authoritativeness and trustworthiness, quindi esperienza, expertise, avevo una traduzione perfetta, rifacendola ieri non mi è più venuto in mente che traduzione, però se vi viene in mente, competenza, grande Margherita. Autorevolezza e affidabilità. Questo è ancora più importante perché le intelligenze artificiali sono particolarmente utili per capire meglio quello che veramente l'utente voleva cercare, che è una cosa, avete presente, l'utente normalmente si mette lì, cerca qualcosa e magari sbaglia, perché ci mette troppe parole chiave, oppure insomma bisognerebbe allenarsi a essere dei buoni cercatori su Google. Se invece posso cercare il linguaggio naturale, può andare meglio, l'intelligenza artificiale può capire meglio. Pensate anche al discorso di come le intelligenze artificiali in qualche maniera assumono delle personas, diciamo, cioè assumono dei in qualche maniera delle personalità, mettiamo, ecco, dei ruoli. Quindi in qualche modo, se noi produciamo dei contenuti che sono dei buoni riferimenti per un certo argomento, riusciremo più facilmente a convincere le intelligenze artificiali che il nostro contenuto è quello giusto, sostanzialmente, è quello più, più adeguato, diciamo, a rispondere alla giusta domanda da parte dell'utente. C'è una marea di roba in più. Ovvero, queste sono le possibili prospettive. Potranno essere usate per individuare delle keyword. Pensate a interpretare il linguaggio vocale. Al momento Alexa, a volte, cioè, l'altro giorno guardavo Loki e mi ha messo una sveglia, perché ha capito, non so, ha sentito che bisbigliavano, eccetera. Potrà migliorare, insomma, questo aspetto. Pensate a una profilazione avanzata degli utenti prima di allarmarvi e sentirvi pedinati dal 9000. È anche una questione di riconoscere meglio quali sono certi pattern di ricerca da parte degli utenti, per esempio. Quindi magari persone che cercano con qualche stile, magari potranno avere delle aspettative di risposte che sono diverse rispetto ad altri stili di ricerca. Questo è un campo interessante, perché insomma, se
mi arrivano dei buoni contenuti, io sono solo contento. Anche un'analisi predittiva che sconfina un pochino, insomma, ci sono proprio delle potenzialità che sono ancora inespresse e che sono veramente molto interessanti e che vedremo in qualche maniera in futuro, speriamo. Siete sicuramente forse anche curiosi di sentirmi parlare, forse, non lo so, delle intelligenze artificiali, magari non proprio me, però dell'argomento, ovvero come utilizzare, ha senso utilizzare le intelligenze artificiali come uno strumento? Dunque, al momento attuale, soprattutto questo viene fatto per generare le descrizioni per la SEO, lo fa anche il nostro plugin a pagamento, lo fanno tantissimi altri plugin, è una cosa che diciamo ormai diamo un pochino per assodata, è lo stato dell'arte. Ovviamente il passo successivo è l'aiuto alla creazione di contenuti, ma proprio per le considerazioni precedenti, ora possiamo rispondere alla domanda se è una buona strategia, perché ci sono dei grossissimi problemi di correttezza e di autorevolezza che insomma rischia di diventare un cane che si morde la coda, insomma, una ricerca in tondo, diciamo, per quello che in realtà le intelligenze artificiali da sole non possono fornire. Ci sono problemi anche di scarsa originalità, non è un problema soltanto dell'IA, ovviamente, perché è una cosa che succede già, pensate a Content Mills, quegli articoli che sono proprio fatti con lo stampino, eccetera. Ci sono problemi anche etici, va ribadito, insomma, è un territorio, a volte ne abbiamo parlato anche nei WordCamp, un territorio un pochino inesplorato, che potrebbe avere, insomma, ripercussioni varie, eccetera, è giusto tenerne conto, perché, insomma, il lavoro insomma, di creazione da parte di chiunque è sacro e va assolutamente in qualche maniera preservato. In conclusione, quindi sono in tempo, spero, le intelligenze artificiali aprono ancora delle possibilità che non sappiamo bene fino in fondo dove ci porteranno, il che non vuol dire che potranno cambiare proprio tutto, il che non vuol dire che non cambieranno niente. Secondo me probabilmente siamo un pochino nel mezzo, restiamo aperti e interessati a quello che succede. Al momento attuale, che quello che possiamo dire è che lo scenario della SEO non cambia radicalmente. Continuate a fare quello che facevate nel modo migliore, senza pensare che insomma, non è più tutto quello che avete imparato va preso e buttato nel cestino. Anzi, diventa, nello stato attuale possiamo dire che diventa ancora più fondamentale di prima. Per certi versi. Dal punto di vista dell'aspetto creativo, diciamo, possono essere gli strumenti utili, assolutamente, buon senso, che è, vabbè, qualcosa, insomma, buon senso è difficile da definire, ovviamente, ma sono sicuro che, insomma, siete una platea che ha una chiara idea di quella che è il giusto approccio con a tecnologie del genere. Io ho concluso e l'unica cosa, sono molto molto contento di essere qui, perché qui ero stato il primo speaker del primo WordCamp Verona, e tra l'altro questa è la prima volta che torno a parlare dopo 3 anni e mezzo a WordCamp, fine, perfetto, tempismo, sono ancora in grado di stare nei tempi.